È la quarta puntata di Target che vi tiene compagnia questa settimana sul digitale terrestre, l'LCN 92, in tutta la Sicilia. In realtà dobbiamo dire quasi tutta la Sicilia, non per colpa nostra, perché ci dicono che per il momento nella zona del Ragusano forse c'è qualche problema con la trasmissione, però potete ovviare con il sito www.televideoagrigento.tv perché negli stessi orari tutta la programmazione di TVA va in onda anche sul sito internet, che potete quindi sicuramente vedere dappertutto, oltre naturalmente alle interviste, i programmi o i notiziari che vi siete persi o comunque volete rivedere e risentire con più attenzione nel canale YouTube della nostra emittente, dove poi successivamente vengono caricati. E quindi diciamo vi diamo un'ampia offerta per poterci seguire in prima serata il mercoledì e poi durante il corso della settimana nelle varie programmazioni con orari diversi che il nostro direttore ha programmato. Anche questa sera parleremo con illustri ospiti del nostro territorio di importanti e interessanti argomenti che spero vi coinvolgano e che vi terranno, insomma, seduti o cosa state facendo non lo so, però l'importante è che il vostro televisore è sintonizzato con Televideo Agrigento. Vi presento subito i miei ospiti, ad iniziare dalla mia sinistra. Lui è Francesco Pira, è docente universitario, è giornalista, è presidente anche del Lions Club Valle dei Templi di Agrigento ed altre 1250 definizioni che non sto qui a dire, Francesco. E poi Rosario Pendolino, da pochi giorni è stato nominato coordinatore nazionale di Assipan Giovani, è un'associazione dei panificatori. E quindi diciamo con lui parleremo del pane che forse per noi almeno meridionali o italiani è uno degli elementi più importanti e interessanti del nostro quotidiano. Ilenia Capodici, la responsabile provinciale di Adiconsum Agrigento, parleremo di problemi di consumatori legati alle cartelle, alla spazzatura, all'acqua, insomma tutto quello che ci può interessare nella vita quotidiana. E poi c'è Giacomo Minio, lui è docente di economia all'Università di Palermo e anche responsabile di Sicindustria, quindi abbiamo diversi argomenti di cui parlare. E la nostra ospite musicale, direttamente da Sanremo, non è l'Ariston, però insomma siamo a Casa Sanremo, che è una delle manifestazioni collaterali più importanti del festival. Eccoci qua e inizierei subito proprio col pane, Rosario, perché un buon pezzo di pane, specialmente se caldo, è veramente la fragranza e il profumo. Anche se ultimamente dobbiamo dire che tra i problemi di grani che non sono proprio locali, tra i problemi forse anche economici, che qualche città, qualche tuo collega ha un po' aumentato il prezzo, se ne sta parlando. Ma innanzitutto devo dire una cosa importante, il pane siciliano agrigentino è buonissimo. Sei con me? Ma il pane, diciamo, è buono in tutta Italia perché in realtà è uno di quei prodotti che rimane sempre ancorato alla tradizione, quindi in ogni parte d'Italia si trova comunque un prodotto Vabbè, però tradizionale. puoi mettere la rosetta con la Mafalda, insomma, dai, un po' di No, differenza c'è. sicuramente, diciamo, la Sicilia, come un po' tutto il sud Italia, avendo, diciamo, una predominanza di coltivazione di grano duro rispetto al grano tenero, riesce a produrre un prodotto di qualità superiore. Anche se dobbiamo dire che l'abbiamo vi vissuto con il problema della guerra in Ucraina, abbiamo saputo che anche l'Italia importa grano dall'estero. L'Italia importa tantissimo grano dall'estero, dall'Ucraina e anche tanto grano dal Nord America, soprattutto dal Canada. Questo ovviamente è, come dire, è un problema di difficile soluzione perché alla base di questo molto spesso ci sono degli accordi internazionali dove l'Italia si impegna ad importare grano e la nazione, diciamo, che è seduta dall'altro lato del tavolo si impegna ad importare qualche altro Quindi accordi prodotto commerciali che ci italiano. coinvolgono. Ovviamente per, diciamo, avere delle garanzie superiori riguardo alla qualità è sempre bene affidarsi all'artigiano di fiducia.
ovviamente cercare di evitare quelle che sono le produzioni di massa industriale, perché lì diciamo andiamo incontro Insomma, il ad un fornaio di prodotto sotto casa. Parleremo qualitativamente inferiore rispetto a quello che ci garantisce il nostro panificio di quartiere. con Rosario, insomma, di questo, anche delle problematiche della categoria Assipan, ricordiamo, è l'associazione proprio dei panificatori. Assipan è l'Associazione Italiana Panificatori e diciamo, è una delle federazioni che va a comporre la grande famiglia di Confcommercio Imprese per l'Italia. Ilenia Capodici, i consumatori hanno problemi con il pane? Speriamo di no, insomma. Problemi relativi ai prezzi, Ah, i prezzi, perché sì. abbiamo notato che c'è una differenziazione di prezzi a seconda dei panifici. Questo non l'abbiamo capito, francamente, quindi ne approfitto proprio perché qui abbiamo un rappresentante illustre Ma sai, per chiedere come l'energia mai. elettrica che aumenta, Sì, coinvolge un po' tutti, ma dicono. assolutamente, ma non solo l'energia, c'è un problema di materie prime, è aumentato il costo della carta, è aumentato il costo Assolutamente. degli imballaggi, quindi la plastica, ad esempio, abbiamo visto, cioè, per fare un esempio, la carta, la risma di carta, che prima la compravi a 3,50 euro, oggi è 5 euro. Anche se secondo me c'è anche una speculazione, e speriamo che l'autority. Proprio perché le associazioni di consumatori, ecco qual è anche l'importanza delle associazioni, non solo quello di risolvere il problema al singolo, ma proprio perché hanno un riconoscimento a livello ministeriale, hanno la possibilità di discutere di questi problemi e di affrontarli in sede appunto del Ministero dello Sviluppo Quindi Economico. cercheremo di E capire allora quindi perché sto pane è aumentato e speriamo di no, atteniamo magari gli si ferma. sviluppi, sì, perché appunto il pane al chilo abbiamo visto che in alcuni Comunque c'è panifici. molta differenziazione, questo lo devo dire. Sì. Io abito a Favara e a un costo, anche all'interno della stessa Favara c'è qualche piccola differenza nel prezzo, Agrigento ha un prezzo, Portempedocle ne ha un altro. E conosciamo anche Giacomo Minio, dicevo, docente di economia all'Università di Palermo. L'economia dei panificatori credo che stia alla base, o comunque una delle attività artigiane che caratterizzano la nostra terra. Non c'è dubbio, siccome tutto è artigianato, alla fine devo dire che la Sicilia non è una regione nella quale regna l'industria, ma c'è una parte di industria, moltissimo di artigianato, comunque sempre di manifattura, anche se di qualità, e poi la parte dei servizi che è predominante, oltre una buona fetta di agricoltura, quello sì. Abbiamo dei forni industriali in Sicilia? Sì. Sì? Sì, ci sono anche nel Ditaino Nella Valle del delle Ditaro, ecco, sì, quello che forni che troviamo. hanno una dimensione industriale, sì. E a livello personale, professore Venier, il pane di Cologusta è un alimento che Assolutamente, gradisce? si vede, credo, sì. Sì? Ilenia, una bella fetta di pane? Sì, mi piace, Non ma sei non in tanto convinta? Non sei modo. tanto convinta? Non accompagno di solito i cibi con il pane, magari il classico panino imbottito con la Nutella, insomma, tanto per restare in tema, però non sono una persona che ama tanto il pane, Rimarcando però una l'instarlo. pubblicità, professore Pira, una bella fetta di pane con la Nutella, dai, ci fa bene allo spirito, all'animo, Io un po' a cerco di tutto, combattere dai. perché mi spiegano sempre che invece non bisogna mangiare pane e pasta perché sono le cose che ti fanno ingrassare, quindi per me che sono un amante del pane è un problema molto serio. Però, insomma, mentre parlavate ho ricordato una bellissima performance di Tuccio Musumeci che si intitolava O Purtau Pane Ah, Papà. sì. Vi prego di andarla a vedere su Sì. YouTube ed è uno dei pezzi di teatro in assoluto più belli che sono stati mai fatti, insomma, A proposito di pane, che sì. testimoniano la nostra Vero. sicilianità, Vero. la nostra forza, ma anche l'importanza del pane. Ricordo giovane cronista sportivo che c'era un calciatore dell'Icata che si chiamava Tripi, che quando facevamo le interviste, perché magari aveva fatto un gol, diceva questa frase tipica: "A portare un pane a A casa". casa. Ed è, secondo Quindi questo me, diciamo, è l'elemento principale l'espressione, del quindi nostro essere. parlare del pane, secondo me, almeno io lo dico da sociologo, è sicuramente la cosa che ci mette nelle condizioni di ripensare a momenti che Certo. sono non solo legati
al fatto che mangi il pane, che lo gusti, che è buono, ma a un sistema di socialità che il pane determina, perché il pane quando c'è arriva il pane è qualcosa di importante, ma tutta il fatto che il pane viene fatto di notte ha tutto una sua magia, un suo mondo, religiosità, sì, certo, pane, cioè, spezzo il pane, esatto, c'è anche quindi un fatto anche cristiano. Io penso che il pane rappresenti per ognuno di noi qualcosa che, indipendentemente dal fatto che possiamo gustarlo o non gustarlo, sicuramente è qualcosa di particolarmente... Quindi Rosario, facciamo il pane buono, mi raccomando. Sì, ma penso che quello che diceva Rosario è importantissimo, perché io soffro tantissimo quando vado all'estero e non c'è il pane. Lì è proprio il momento in cui io soffro. Anche veramente. Perché la baguette non la possiamo chiamare. No, ma a parte la baguette, ma qualunque cosa, qualunque diciamo alternativa non è il nostro pane. Quindi bene, abbiamo un po' così spezzato il pane e introdotto questa nostra trasmissione, ma adesso andiamo nello specifico in quelle che sono le peculiarità dei miei ospiti. Rimango ancora la parola a Francesco Pira, perché dicevo è anche presidente del Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, un club service tra i più importanti al mondo, forse il più importante, non lo so. Diciamo che qui c'è un rotariano in studio, abbiamo una buona concorrenza. Lions ed altri. L'importante è che il club sia service, e quindi è servizio per le persone. Sì, no, devo dire che negli ultimi anni penso ci sia stata una virata che riguarda un po' tutti, e l'idea dei club che si siedono a tavola e cenano è un'idea che per fortuna fa parte del passato. Adesso tutti i club service lavorano sul territorio, peraltro ci sono situazioni sociali di fame, di guerre, di pandemie che hanno determinato un impegno notevole da parte di tutti. Quindi credo che la mobilitazione di tutti quanti, e sicuramente senza bandiere, senza steccati, è quella di mettersi al servizio delle persone e di fare delle cose che possono veramente incidere sul territorio, cose che possono sembrare piccole ma che sono importanti, che ne so, una targa Braille all'interno del parco archeologico che permette alle persone non vedenti di poter usufruire di un determinato servizio, la solidarietà verso famiglie che in questo momento hanno bisogno del latte, hanno bisogno del pane, hanno bisogno della pasta e che non possono avere questo tipo di sostentamento, questo tipo di sostegno. Quindi penso che è cambiata completamente, c'è stata una rivoluzione dei club service, e una delle cose più belle che penso siano noi, che Rotary, Cubanis, la Fidapa, facciamo, è quella di prendere professionisti e metterli a disposizione del territorio. Penso per esempio agli screening per il diabete, per la vista, sono tutte cose che dove il club service ha la possibilità con i propri iscritti di mettersi a disposizione del territorio. Le cose che dici tu sono quelle che il tuo Lions ha già fatto, sì, o hai in programma di fare? Sì, sì, noi abbiamo fatto già lo screening per il diabete, per l'ipertensione, faremo il 4 di marzo lo screening per la vista, abbiamo in programma tutta una serie di manifestazioni che riguardano la presenza sul territorio, alcune cose abbiamo già fatto come presenza nelle scuole, abbiamo fatto un service importantissimo sul lavoro e sul futuro in uno dei licei più importanti di Agrigento, siamo stati quasi in tutte le scuole del territorio, abbiamo fatto un progetto sulla pace con una scuola di Porto Empedocle di Favara e di Agrigento, quindi diciamo che non ci siamo fermati rispetto all'idea per esempio di benessere, di sostenibilità, di qualità della vita. È chiaro che Agrigento è una città, è un territorio molto particolare, ha un tessuto molto particolare, anche culturale, ma quello che è straordinario, che devo dire a me piace tantissimo di Agrigento, è come riesce a conciliare il passato, il presente e il futuro. Io la trovo una cosa veramente, veramente bellissima. Agrigento allora è disponibile ed è altruista? Ma l'Agrigentino è solidale, certo, bisogna vedere che Agrigentino, io vi dico sinceramente, sapere che i nostri ragazzi il venerdì sera, il sabato sera
fanno a cazzotti e producono quei video ignobili. Ecco, questa è quella parte di Agrigento che non mi piace. Mi piacerebbe parlare con questi ragazzi, ragionare insieme a loro e spiegare che la violenza gratuita non aiuta mai nessuno. L'Agrigento che ha ucciso una ragazzina e che l'ha spinta al suicidio dopo uno stupro. Io ho scritto proprio un articolo su questo e ho detto che Alice, invece di andare nel paese delle meraviglie, è andato nel paese dell'orrore. Sono quelle cose che noi dobbiamo cambiare, perché quando noi pensiamo ad Agrigento come città della cultura, come capitale della cultura, dobbiamo pensare anche ad Agrigento come capitale della pace. Ecco, io penso ai colori del mandorlo in fiore, no? Tutti quei colori, tutti quei paesi, ecco, mi dà una sensazione di una città nel mondo. Invece, quando accadono questi fatti così squallidi, così piccoli, vanno a restringere completamente quello che è il campo di azione. Quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto per non permettere mai a nessuno che ci possano essere balordi che distruggano i sogni di una ragazzina come Alice. Ecco, questa è una cosa che io da essere umano non riesco ad accettarla, perché quella ragazza, concludo, è stata uccisa due volte. Una volta quando è stata stuprata e una volta quando è stato diffuso il video. E quindi la spinta al suicidio è nata proprio non per la vergogna, ma anche per il fatto di non essere capito. Quando una società non è capace di dare una risposta di questo tipo, il problema non è della famiglia, della scuola, del comune, dell'ASP, il problema è della società e tutti ce ne dobbiamo fare carico. Come dicevo all'inizio, insomma, avere ospite Francesco Pira non è solo per quello che può essere uno dei tanti impegni che ha, ma riesce a spaziare. Grazie. E quindi a renderci, insomma, più comprensibile molte cose. Non sapevo che il professore Benigno fosse un Rotary, ma comunque un club service importantissimo, come diceva Francesco, l'importante è il servizio. Questa assolutamente, ma io condivido con il Presidente, perché si è percepito ormai l'esigenza che ha la nostra provincia, le nostre province siciliane, devo dire, è il venire incontro a molte delle esigenze, che sono appunto quelle già citate, ma ce ne sono tante altre. Avete visto per esempio da Agrigento molti defibrillatori che sono stati donati alla città, molti corsi effettuati nelle scuole per dare ai ragazzi gli elementi del primo soccorso, cosa che è fondamentale, le raccolte per gli alimenti base. Ecco, la nostra è una provincia che purtroppo ha un PIL pro capite bassissimo, c'è un tasso di disoccupazione abbastanza elevato, quindi l'esigenza la si avverte. E i club service, devo dire, e lo ha già detto il collega prima, hanno fatto veramente un grande lavoro in questo senso, è vero. E questo ci fa veramente piacere. Ma lei è qui per parlare di economia, ha detto che il nostro PIL è molto, ma molto basso, c'è qualcosa PIL che... pro capite, ma c'è qualcosa che anche qui in provincia di Agrigento ci può aiutare a far risalire la china? Non lo so, si parla sempre della famosa programmazione europea, si parla di PNRR, cioè noi ci siamo dentro e lo sfruttiamo o ci siamo dentro per sentito dire? Ma allora, noi ci siamo dentro in pieno, fra l'altro quello che si sta in qualche modo avvicinando, siamo quasi all'inizio, è uno dei periodi forse più floridi che potremmo avere, perché siamo all'apertura della nuova programmazione dell'Unione Europea, il settennio 21-27, e in più ci sono i 195 miliardi del PNRR. Due brevi riflessioni però le vorrei fare. Il PNRR è una grandissima opportunità solo se viene utilizzato correttamente. Il PNRR si compone di due parti. Una parte sono finanziamenti a fondo perduto per quasi 68 miliardi di euro, l'altra parte è invece un finanziamento tout court da dover restituire. È come se noi facessimo in un'impresa un prestito. Come se noi facessimo in una impresa un investimento per una macchina, dalla cui attività dovremmo trarre fuori poi i flussi finanziari per ripagare il debito, però invece la macchina non la facciamo partire e allora lì cominciano i problemi. Ecco, allora la programmazione in Italia, ma anche in Sicilia, deve essere fatta e redatta in modo tale da avviare una macchina che sia in grado di produrre redditi.
perché viceversa avremmo un aumento del nostro debito pubblico, quindi sommeremo ulteriori debiti a quelli che abbiamo già. La nuova programmazione è particolarmente importante, abbiamo complessivamente a livello nazionale oltre 43 miliardi di euro dall'Unione Europea che si sommano a quelli del PNRR. La Sicilia ha una dotazione importante, veramente importante, che riguarda il PNRR, che riguarda appunto la nuova fase della programmazione. Cito soltanto il Fondo Sociale Europeo. Nella scorsa programmazione avevamo 800 milioni di euro. Nella programmazione che sta per iniziare questa dotazione è stata quasi raddoppiata, siamo a 1.500 milioni di euro. Ma li raccogliamo questi soldi? Allora, lì c'è... O chi li deve raccogliere? Chi è preposto alla raccolta? Ecco allora, l'investimento poi naturalmente. Assolutamente, le dico, paradossalmente la Sicilia ha avuto nel PNRR adesso una buona fetta di risorse. Però anche lì dobbiamo fare una analisi attenta. Chi è destinatario delle risorse? Sicuramente gli enti pubblici, quindi i comuni, le province, le imprese, le associazioni e quanti altri. I comuni oggi versano, io conosco molti sindaci, siamo in rapporti straordinari con moltissimi, devo dire che in moltissimi casi sono degli eroi. I sindaci si trovano assolutamente sguarniti perché con quota 100 e il blocco poi delle assunzioni che ormai è cronico, hanno visto sguarniti i loro uffici ed è difficile poter progettare lì in quei comuni dove manca l'ingegnere capo, quindi se non c'è colui il quale firma il comune ha difficoltà a poter presentare il progetto, così come ha difficoltà a poter fare dei piani seri perché manca l'economo generale, quindi noi ci troviamo dei comuni che sono impossibilitati a poter programmare. In questi casi si ricorre allora a progetti precedentemente approvati, pronti, che però hanno un gap, questo a livello nazionale e non solo siciliano. E il gap è quello che è molto spesso dei progetti che troviamo nei cassetti non sono progetti adeguati dal punto di vista tecnologico. Abbiamo, Dovrebbero essere rivisti. Allora lì, per poter non perdere le risorse, si va ad adeguare soltanto il preziario e si va avanti con quel tipo di progettazione. Quindi abbiamo dei progetti che vengono realizzati chiaramente con non tutte le innovazioni tecnologiche o anche di materiali che sono dell'ultima ora. La cosa allora che bisognerebbe fare, devo dire che ci stiamo lavorando, ho messo in campo 5 miei ragazzi qui dell'Università di Agrigento che studiano economia. A breve partiremo con una veloce indagine sui comuni per fare proprio una fotografia su quella che è la reale esigenza dei comuni in termini di figure professionali, per capire come questi comuni potrebbero poi superare il gap e quindi iniziare a fare delle serie progettazioni. Oggi l'esigenza non è quella finanziaria. La finanza c'è a livello regionale, a livello nazionale, a livello comunitario, chi vuole fare programmazione seriamente utilizzando i fondi comunitari può farlo tranquillamente. Le risorse sono molte, mancano i progetti, manca la capacità di progettazione, manca la sinergia fra pubblico e privato, è questo che manca. Per cui se riuscissimo a mettere su un sistema, stiamo lavorando facendo alcune, devo dire, verifiche, speriamo nei prossimi giorni di presentare una proposta seria anche con l'università. Se riuscissimo a in qualche modo superare questo gap, allora si potrebbe iniziare seriamente un'attività, diciamo, di lungo corso, veramente. Questa è una cosa molto importante, scusate se mi vesto un attimo da docente universitario, però abbiamo visto già durante la pandemia come l'università è stata presente sui territori. E l'università rappresenta, tra l'altro con una cosa che ormai è stata riconosciuta anche a livello ministeriale, che noi chiamiamo terza missione, che quindi è la nostra presenza sui territori, noi abbiamo un momento magico per le università siciliane, è successa una cosa che non è mai successa nella storia. Il presidente della conferenza dei rettori italiani è un siciliano ed è il mio rettore. Vi do solo un dato che è significativo: il Sud Italia non ha mai avuto il presidente della conferenza dei rettori. L'ultimo presidente della conferenza dei rettori, che era dell'Università di Salerno, era stato eletto 20 anni fa. Quindi per la prima volta
Il presidente della conferenza dei rettori, quindi chi si siede al tavolo delle trattative, è siciliano e questo rafforza anche un gioco di squadra che è stato fatto da tutte le università siciliane. E questo dimostra che quindi le università siciliane sono capaci di produrre sul territorio eccellenze che, come diceva giustamente il professore prima, possono dare risposte vere sul territorio. Quindi risposte vere significa creare le condizioni per non fare scappare i nostri ragazzi, per non farli diventare risorse negli Stati Uniti, in Spagna, in Europa e nel mondo, e invece scappano dalla Sicilia e noi poi non abbiamo le eccellenze. Quanto al ragionamento che faceva prima, è importantissimo ragionare, certo è brutto fare dietrologia, però io credo che quello che è accaduto nei comuni è frutto di una politica clientelare che ha portato a non assumere le persone che ci volevano, ma le persone che in quel momento si potevano, no? Perché si è creata questa situazione? Perché per anni sono stati assunti articolisti, sono stati assunti cooperative, sono state assunte persone che poi non sono state formate e che adesso addirittura stanno andando in pensione e non ci sono invece le persone che all'interno delle istituzioni riescono a fare. Quindi abbiamo le città, io parlo per esempio di Licata, in questo momento Licata è in base ad immondizia, è possibile, non c'è una soluzione? È inverosimile, però è così. Ci sono situazioni in vari comuni, abbiamo buona parte dei comuni, non so, forse il professore che è un economista è molto più bravo di me, ma abbiamo buona parte dei comuni dell'Agrigentino che sono tutti con un problema di bilancio serissimo, non solo serissimo, ma che hanno addirittura, credo, il dissesto finanziario. Quindi questo credo che sia la dimostrazione che ci sono state le scelte politiche che in qualche modo non hanno aiutato i cittadini. E do l'ultimo dato che è significativo, proprio ieri sera ho partecipato a una trasmissione nazionale su questo, il fatto della disaffezione al voto, il fatto che in Lombardia e nel Lazio le persone non sono andate a votare, ci danno la sensazione di quanto le persone sono lontane dalle istituzioni e questo è un problema serio che riguarda la democrazia. È un problema su cui dovremmo veramente seriamente ragionare. Anche perché da lì poi parte un po' tutto. All'inizio dicevo che anche noi questa sera abbiamo un po' di Sanremo, non è il teatro Ariston, però non mettiamo, Tania, non mettiamo limiti alla provvidenza, e Casa Sanremo, che è sicuramente una bellissima vetrina per giovani talenti come te, non solo dal punto di vista canoro, ma anche di tantissime altre belle cose. Com'è stata l'esperienza quest'anno, Tania? È stata bellissima, molto meglio dell'anno scorso, posso dire. L'anno scorso era la prima volta? Sì. È un po' più emozionata, adesso ci sei sì, andata. Sì, sono andata molto più sciolta. Più sciolta, qui ci sono stato, qui lo conosco. Sì, parlaci un po' di Casa Sanremo, che cosa si fa? Fate è una vetrina. Normali, una vetrina, sì. Sì, è una vetrina dove viene ascoltata da case discografiche. Proponete i vostri lavori. Sì, esatto. Io so che il tuo lavoro, il tuo inedito è andato bene. È andato benissimo, sì, infatti sono stata selezionata da una casa. Non lo possiamo far vedere? No. C'è questa opzione importante? Sì, sono stata selezionata da una casa discografica molto importante. Possiamo dire magari come si chiama il titolo della canzone? Sì, sì, Tra le nuvole. Tra le nuvole, però non la possiamo ascoltare. No, qui. Scritta da Dario Adragna, che è un mio carissimo amico. La sentirete a breve. Speriamo che questo tuo cammino possa proseguire nel migliore dei modi. Però dato che sei qua, sei il nostro ospite musicale, insomma, ti dobbiamo ascoltare. Sì. Andiamo un po' indietro nel tempo? Sì, va benissimo. 2018, non so se l'avevi presentato anche qua questa volta. Sì, 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 2018, esatto. Sì. C'era L'abisso dentro me. Dentro. Direttamente da Casa Sanremo, Tania Vinciguerra a Target. Tiro una pietra in mare per vedere cosa fa, poco sulla sabbia appoggerà. Sono tremenda scutatrice di persone, di occhi umani, nello sguardo vedo il dentro di ogni uomo.
favole nei libri, anche se li leggo non riesco mai a finirli. E credo nell'amore, ma l'amore che cos'è? Cerco nelle tasche quel qualcosa che non c'è. E amo navigare e cerco in quel che sono, cerco un po' di pace dentro me. Nelle pietre che raccolgo e che nascondo sotto il letto, giorno dopo giorno, per non guardarti più, per non amarti più, mentre cerco un po' di pace dentro me. E allora proseguiamo con col trattare, insomma, col parlare di quello che un po' abbiamo accennato all'inizio, ovvero i tanti, purtroppo, problemi dei consumatori. Ilenia, adesso forse respireremo un po' con la rottamazione, non so se si tratta di ossigeno o se si tratta di fumo negli occhi, questo ce lo potrai dire tu, ma certo che le cartelle, insomma, non sono sempre una cosa che nessuno vorrebbe mai trovare lì, il sotto la porta, o comunque a firmare la ricevuta, dai. Assolutamente sì. Le cartelle sono il frutto ovviamente del non rispetto delle regole, perché se io arrivo a ricevere una cartella vuol dire che non ho pagato ovviamente una tassa. Cioè, qualcuna che arriva anche se tu hai pagato c'è sempre, però. Ovviamente, come dire, è l'estrema conseguenza del non pagamento ovviamente delle tasse e dei tributi di cui tutti i cittadini siamo chiamati. Ovviamente a pagare, quindi a contribuire in base alla capacità contributiva prevista dalla nostra Costituzione. Però ovviamente in un periodo di crisi parlare di rispetto delle regole, come dire, si fa quasi peccato, perché sappiamo che ci sono persone che ovviamente non hanno la possibilità economica di poter pagare e quindi di assolvere a quella che è la funzione, come dire, per ciascun cittadino. Io pago per avere ovviamente un servizio che mi offre lo Stato, che mi offre ovviamente lo Stato attraverso il pagamento delle tasse, e quindi come dire, non possiamo colpevolizzare appunto quel cittadino se non ha la possibilità economica per poter pagare. E quindi la rottamazione calda di ossigeno? Allora, guardi, dal mio punto di vista io sono contro le rottamazioni, sono contro quelli che sono i cosiddetti condoni. Perché cosa vuol dire condonare una rottamazione? Dare la possibilità a chi non ha pagato di essere considerato in egual misura di chi ha pagato, cioè sembra quasi una furbata detta insomma tra di noi.
alcuni sindaci non hanno aderito alla rottamazione semplicemente perché dicono che si creano delle diseguaglianze dei cittadini. Da un lato hanno ragione, però dall'altro lato mi preme sottolineare quello che ho appena detto. Chi non aveva la possibilità di pagare una tassa o un tributo nel momento in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento, forse che poi dopo 5 anni con la cartella, dopo l'iscrizione a ruolo ti arriva la cartella maggiorata di sanzioni e di interessi, se non aveva prima la possibilità economica e la sua situazione ovviamente non è migliorata nel tempo, non fai altro che ovviamente aggravare. Anche perché da 200 è passata a 300 almeno. 4, cioè, sì, sanzioni di interessi spesso raddoppiano ovviamente il costo della cartella, proprio perché ovviamente la cartella, a parte ovviamente la quota capitale, è maggiorata appunto delle sanzioni, degli interessi che nel frattempo ovviamente hanno maturato. E quindi questa rottamazione, che non è diciamo una eliminazione totale del debito, o comunque una piccola parte, perché si parla di cartelle in un periodo determinato, 2010-2015, sotto i 1000 euro, da un po' ti fa respirare, dall'altro magari ti dà la possibilità di dilazionarla nel tempo, di non pagare l'esosità della mora e della sanzione e di ritornare cittadino normale, ecco. Sì, di mettersi al pari insomma con il pagamento. Con la legge di bilancio 2023 è stata data appunto è stata prevista la possibilità per il cittadino contribuente di poter aderire alla rottamazione, però sappiamo che siccome questo è a discrezione dei comuni, i comuni ovviamente proprio perché hanno bisogno di introitare non hanno accettato la rottamazione in materia di tasse e di tributi. Quindi il cittadino contribuente oggi ha la possibilità di poter aderire alla cosiddetta definizione agevolata. Trattasi del pagamento delle cartelle, ovviamente, sia quelle che magari aveva cominciato a pagare attraverso un piano di rientro. Nelle cartelle troviamo tasse, tributi, sanzioni amministrative, contributi unificati non pagati, quindi tasse nei confronti diciamo diretti con lo Stato. Allora il cittadino ha la possibilità di pagare in modo agevolato al netto di sanzioni e di interessi, cioè di pagare dilazionare, in 18 rate è prevista una dilazione trimestrale, quindi il pagamento delle rate non sarà mensile bensì trimestrale, e le 18 rate potranno essere pagate nell'arco di 5 anni, quindi diciamo che si dà la possibilità di poter pagare in modo dilazionato e quindi non in un'unica soluzione, così come quando ovviamente ricevi una cartella, sai benissimo che hai 60 giorni di tempo per pagarla o per eventualmente impugnarla attraverso un ricorso in autotutela o il ricorso in commissione tributaria, che ha sempre un costo per il cittadino. Con Adiconsum e altre comunque associazioni di consumatori ogni tanto parliamo di cartelle pazze. Sono sempre pazze alcune cartelle? Sì, abbiamo ravvisato degli errori a proposito di cartelle esattoriali in materia di Tari, Tasi. In modo particolare, cioè degli errori materiali, degli errori facilmente riconoscibili, ad esempio, faccio un esempio di errore, alcuni contribuenti risultavano delle case di cui non erano mai stati in possesso, di cui non erano realmente proprietari. E questo database dove lo prendono allora? Ma questo lo dobbiamo chiedere ai comuni. In modo particolare abbiamo ravvisato una percentuale maggiore quest'estate di errori di questo genere, quindi facilmente riconoscibili, individuabili, quindi annullabili d'ufficio, soprattutto con il comune di Favara. Personalmente, non me lo trattare male, non ma è anche il mio, per carità, stiamo parlando di difendere i cittadini contro degli abusi, perché i contribuenti hanno provato ad avere un'interlocuzione con l'ufficio tributi del Comune di Favara e non ci sono riusciti. Oppure ti prenotano per il marzo del 2025. Sì, però la risposta era sempre quella, devi pagare, ma devi pagare nel momento in cui ti faccio presente ovviamente che c'è un errore, io non devo pagare, devi correggere, perché puoi in autotutela ovviamente correggere l'errore, cosa che non è stato fatto, e per questi contribuenti abbiamo dovuto fare un ricorso ovviamente in commissione tributaria per fare annullare la cartella.
E purtroppo, ahimè, spesso le commissioni tributarie, professore Giacomo mio, lei ne sa qualcosa, compensano le spese, quindi ovviamente il contribuente deve pagare, sono costretto a ricorrere, ma intanto il contribuente, per aver riconosciuto ovviamente un suo diritto, deve pagare le spese di giustizia, il cosiddetto contributo unificato, che varia in base all'importo della cartella che è da rettificare. Ed era qualcosa che si poteva sicuramente facilmente evitare o risolvere, se solo il comune di Favara, col quale ho parlato personalmente con il sindaco, chiedendogli appunto un incontro per affrontare questo problema, di cui era già a conoscenza, ecco, il vice sindaco, il dottor Liotta. Il margine di errore è stato rilevato molto più alto a Favara. Esatto, sì, esatto, almeno le persone, i cittadini favaresi che si sono rivolti ai nostri sportelli avevano giustamente, a ragion veduta, ravvisato questi errori, e quindi per il nostro tramite, con il nostro tramite, volevano appunto trovare la soluzione bonaria, insomma, risalendo all'ente impositore, senza dover fare ricorso in commissione tributaria. Non c'è stata data nessuna risposta, le devo dire. Magari, e mi dispiace. Appelliamo direttamente da Target, magari, il signor Palumbo, so che magari, è una persona molto disponibile, magari... Guardi, un invece di andare direttamente al contenzioso si può andare, esatto, proprio a una discussione. Il sindaco, il vice sindaco rappresentano i cittadini e devono potersi occupare anche di quei cittadini che ovviamente non hanno la possibilità economica anche di rivolgersi ad un avvocato per poter risolvere delle controversie che facilmente si potrebbero risolvere in via extragiudiziale, che è quello che facciamo noi come associazioni dei consumatori. Quindi basterebbe una semplice interlocuzione, così come in passato l'abbiamo già avviata come associazione con il comune di Agrigento, farlo anche con il comune di Favara, perché questo farebbe anche, come dire, ridurrebbe i contenziosi, ridurrebbe le file, perché noi saremmo un importante filtro per poter discutere e chiarire anche questi problemi. Diverse volte anche qui da Target abbiamo puntato il dito contro l'ex Girgenti Acque, si punta adesso ancora con AICA oppure no? Allora, o c'è un miglioramento, no? In quello che tu riscontri naturalmente. Allora, guardi, parlare di miglioramento è sotto gli occhi di tutti, i problemi sono sempre gli stessi. Chi pensava o chi si illudeva che la costituzione di una società consortile poteva in qualche modo ridurre la tariffa, ovviamente era in errore, cioè questo. Molti pensavano che siccome adesso la gestione passava ai sindaci, i sindaci che non sempre sono in grado di risolvere piccoli problemi, figuriamoci poi gestire o addirittura improvvisarsi imprenditori. Attenzione, perché tu devi avere una logica imprenditoriale per gestire una società, seppur chiamata, definita consortile. Non stiamo parlando di una SPA come lo è stata la gestione precedente, assolutamente fallimentare, di Girgenti Acque, ma nel momento in cui vai a gestire tu sindaco, perché parliamo dei sindaci della provincia, almeno di quelli che hanno ceduto le reti fin da subito, devi avere quella capacità, quella lungimiranza di saper programmare ovviamente il servizio idrico integrato, che non è solo fare arrivare l'acqua a casa mia o a casa dei cittadini contribuenti. Ovviamente prevede una serie di passaggi, infatti non a caso si chiama servizio idrico integrato. Abbiamo visto che c'è stato l'assoluto disastro, per quello che mi riguarda, non solo nella scelta anche dei direttori generali. Abbiamo notizia di pochi giorni fa che si cerca ancora il direttore generale perché non si mettono d'accordo per quanto riguarda i nominativi, insomma, che avevano partecipato, perché mancherebbero alcuni requisiti, si dice così. Anche lì la politica ci mette lo zampino, e quando la politica ci mette lo zampino, ahimè, ovviamente non aspettiamoci la meritocrazia, non aspettiamoci l'eccellenza. A proposito di quello che diceva prima il professore Pira, se la gente non va a votare è perché non ci crede. È il contrario, è la politica che non risponde più alle esigenze dei cittadini. Ecco perché non vado a votare. Non è che non vado a votare perché non credo nel voto. Noi abbiamo l'unico strumento per poter decidere liberamente, spero,
Però ovviamente se io devo scegliere una volta tappandomi il naso, una volta mettendomi la mano negli occhi, perché devo scegliere sempre il meno peggio, è normale che non vado a votare. Non preferisco non scegliere, perché tanto qualsiasi sarà la scelta, so che ovviamente la politica purtroppo sarà appannaggio di pochi per pochi, ma e non darà le giuste tutti. Risposte. Assolutamente, mi pare che. Dopo questa bocca amara di cartelle e di politica, passiamo di nuovo alla bocca dolce del pane. Rosario, allora dicevamo che. Anche per noi non sono periodi. No, ma parliamo di pane buono, ecco. So che anche da parte vostra c'è anche una riscoperta dei cosiddetti grani antichi, di quello che produce il nostro territorio siciliano, per dare anche veramente una qualità superiore. Ormai quella dei grani antichi non è più, diciamo, una riscoperta, ma è una solida realtà a tutti gli effetti, perché ormai da quasi un decennio si è ritornato alla coltivazione. Noi in particolare, prima ancora che essere panificatori, nasciamo come azienda agricola di famiglia, coltivare in biologico delle varietà autoctone porta assolutamente dei benefici che sono tangibili anche a livello economico, perché riesci a svincolarti un po' da quelle che sono le logiche del mercato di massa, dove, ribadisco sempre, il settore agricolo primario è l'unico settore dove chi produce non decide il prezzo a cui deve vendere, ma gli viene imposto da chi compra. Purtroppo è una follia, è un'anomalia del sistema economico, ma che purtroppo va avanti ormai da tantissimi decenni. E per quanto riguarda poi, insomma, la trasformazione, oggi il mondo della panificazione è cambiato. Il consumo pro capite del pane si è abbassato di tantissimo. La colpa dei dietologi. ma la colpa dei dietologi, la colpa non. La colpa è del fatto che per decenni abbiamo assimilato, diciamo, prodotti da forno fatti con delle farine di grani così potenziati che il nostro organismo non riusciva comunque a lavorare. Potenziato, quindi, che vuol dire? Che un po', insomma, con dei grani, insomma, che vengono trattati con degli agenti chimici molto impattanti, perché bisognava avere un prodotto che avesse un'alta resa proteica. Diciamo, il circuito del biologico è un circuito virtuoso e si pensa che comunque il biologico sì, riesce ad essere venduto ad un prezzo superiore, però i cali produttivi si aggirano sempre dal 30 al 40%, quindi comunque per un'azienda agricola produrre in biologico è comunque una scelta etica molto spesso. Poi se ti ricordi, Rosario, tu sei ragazzo, ma dato che parlava appunto di azienda di famiglia, io mi ricordo che quando ero ragazzo mia mamma diceva: ma piglio pane forno, la pastella di Duchila, e già al quarto giorno era sempre fragrante e buona. Esatto. Vai a prendere adesso il pane, se te lo mangi caldo sì, arriva la sera e... Ma questo, allora, devo... Perché? Con questo perché? Allora, il problema è che oggi si va, tutto si è spostato su dei ritmi sempre più frenetici. E molto spesso si verificava solo la mattina, ora vai all'altro, 8:30 di sera ti sta nascendo pane proprio. La pecca in molte circostanze è quello di non riuscire ad avere una comunicazione attiva con la propria clientela. In che senso? Molto spesso oggi ci troviamo davanti a un cliente che a qualsiasi ora del giorno ha la richiesta, se non la pretesa, di trovare il pane freddo. Certo. Per avere il pane caldo a tutte le ore del giorno bisogna lavorare su un ciclo produttivo che sia espresso, quindi diciamo dall'inizio alla fine del ciclo produttivo passano forse un'ora e mezza, 2 ore, non di più. Questo ovviamente fa sì che una lievitazione così accelerata porta poi ad una deperibilità ancora più accelerata del prodotto. Molti la nuova linea commerciale e produttiva che i panificatori adesso stanno intraprendendo è quello del ritorno al lievito madre. Il lievito madre porta dei benefici prima di tutto a livello salutare, di altissima digeribilità del prodotto e soprattutto conferisce al prodotto una durata lunghissima.
un pane prodotto con lievito madre ha una durata che raggiunge quasi 6-7 giorni. Ovviamente il ciclo di produzione con lievito madre dura dalle 24 alle 48 ore, quindi anche sul prezzo finale del prodotto ci saranno delle variazioni che sono notevoli, che possono toccare anche 2 euro al chilo di differenza. Io volevo un attimino rispondere al quesito di poco fa sulla volatilità dei prezzi. I panifici per loro stessa costituzione sono comunque degli esercizi commerciali energivori, sì. Non sono delle grandi industrie, però i panifici sono comunque dei grossi consumatori di energia. E di questo ne posso parlare con cognizione di causa perché sono un panificatore e noi ci siamo trovati quest'anno alla fine di giugno a dover sostenere dei costi energetici che erano alzati del 650%, quindi non parliamo del doppio, del triplo, parliamo di un aumento molto importante. Nel mio caso specifico, quest'estate, quando ho ricevuto le prime bollette, sono andato in diverse TV e giornali locali proprio a far vedere le bollette. Parliamo bimestre luglio-agosto 2021, 3.500 euro di utenze cumulate, gas e luce. Luglio-agosto 2022, cumulato 19.500 euro. Quindi capite che per l'imprenditore diventa veramente difficile riuscire a far quadrare i conti a fine mese. A tutto ciò si è unito la grande volatilità dei prezzi delle materie prime, perché anche i nostri fornitori a loro volta comunque sono delle attività energivore. Questo ha fatto sì che noi purtroppo siamo diventati praticamente un cuscinetto tra quello che era la produzione a monte e poi il consumatore finale. In realtà è di questo diciamo Assipan può sicuramente farsi vanto. Il fatto di far parte di una grande squadra, di un sindacato, non solo ti dà la possibilità di avere qualcuno che comunque vada poi a rappresentarti nelle sedi istituzionali, perché la nostra battaglia poi dal nostro presidente nazionale Tassone è stata portata all'attenzione del ministro, ma soprattutto riesce a darti, come dire, delle linee guida per riuscire a gestire il problema non scaricandolo completamente sul consumatore finale. Certo. Perché ricordiamoci una cosa, che proprio per la centralità dell'alimento pane nella nostra alimentazione, nella dieta mediterranea, purtroppo ci siamo trovati in una congiuntura economica in cui i costi di tutto sono alzati tantissimo, però purtroppo le retribuzioni sono rimaste le stesse. Quindi un chilo di pane intorno ai 4 euro... Oggi in provincia di Agrigento il chilo di pane varia dalle 3 alle 4 euro. La volatilità di questo euro al chilo poi dipende anche dalla gestione dell'azienda, dai costi di produzione. Ovviamente ci sono materie. Ma francamente, Rosario, è un prezzo equo? Ma guarda, lo trovate basso, lo trovate giusto? Io ti dirò che per i costi di produzione che abbiamo oggi il prezzo per noi imprenditori è addirittura basso, perché in realtà alla fine della filiera quelli che abbiamo rinunciato più di tutti siamo noi, nel senso che abbiamo accettato dei margini di guadagno molto più bassi per cercare di non perdere quella che è la competitività nei confronti del cliente, anche perché il panificio di quartiere, come dicevo poco fa, non è un esercizio commerciale freddo. I nostri clienti sono clienti abituali, sono persone, certo, che vengono due volte al giorno, soprattutto se si opera poi in un contesto comunale ristretto. Noi operiamo ad esempio ad Aragona conta circa 6-7 mila abitanti reali, sulla carta sono qualcosina in più, ma quelli reali sono quelli. Quindi negli anni il rapporto che si instaura con il proprio cliente è un rapporto di fiducia reciproca. Questa cosa è vera dal punto di vista antropologico. Io ricordo quando facevo il cronista locale che al panificio trovavo un sacco di notizie. Quindi cioè, lì beccavi tu, cioè lì. Meglio sono, del barbiere. Sì, quasi, lì ci sono tutti, perché il pane lo vanno a comprare tutti, quindi tu incontravi il sindaco, incontravi il vigile urbano, incontravi. Quindi ci sono tutti. Aumentare il prezzo al nostro cliente
per noi comunque comunque è nessuno, di difficoltà. Nessuno come lui sa spiegare perché il pane diventa duro. Io me lo porterei dietro, veramente. Proprio, dice, ma perché il pane diventa duro? E lui tira fuori in questa. È scienza, bellissimo. Ma allo stesso tempo purtroppo ci siamo trovati davanti poi tutti quelli che sono le catene di produzione a monte, quindi i nostri fornitori, che in realtà però avevano una volatilità dei prezzi settimanale. Oggi portare avanti il nostro tipo di attività commerciale è molto difficile, perché io ad esempio ogni settimana per un determinato prodotto faccio fare le quotazioni a 5-6 fornitori diversi. E tutto questo richiede tempo, attenzione, e diciamo, il tempo purtroppo per noi è denaro, è una risorsa importante. Rosario, quale sarà il tuo impegno nel Comitato Nazionale di Assipan? Allora, all'interno del Consiglio Nazionale di Assipan sicuramente sarà quello di portare avanti, diciamo, una tutela delle aziende di qualità. Soprattutto diciamo, quelle operanti nel meridione d'Italia e nella Sicilia, perché come dicevo prima noi abbiamo la possibilità, per grazia ricevuta, perché è qualcosa che ci troviamo per diciamo, appartenenza geografica, di avere un prodotto che qualitativamente è superiore rispetto al resto d'Europa e al resto d'Italia. Ovviamente come coordinatore dei giovani il mio obiettivo principale sarà quello di riportare i giovani all'interno dell'arte bianca, perché il mondo della panificazione si è un po' distaccato da quello che è, diciamo, dalle generazioni più giovani, e soprattutto per una problematica principale, che è quella appunto del lavoro notturno. I giovani oggi non vogliono lavorare la notte, e io devo dire che capisco benissimo, insomma, le loro perplessità a tal riguardo, però è anche vero che l'industria dei macchinari che vengono utilizzati nella panificazione ha avuto una grande evoluzione tecnologica, e mi riallaccio al discorso del professore poco fa. In questo la tecnologia, senza l'aiuto appunto della chimica, quindi senza snaturare la qualità del prodotto, ci aiuta a come dire, migliorare la qualità della vita di chi vuole intraprendere la carriera di panificatore, e quindi cercheremo, insomma, di riportare i giovani dentro i panifici, perché poi è un lavoro che si basa, come abbiamo detto all'inizio, su una magia. E il processo della produzione e la lievitazione del prodotto è qualcosa veramente di magico. Bisogna farli appassionare, naturalmente. Bisogna farli appassionare, bisogna soprattutto riportare la panificazione ad un livello umano di impegno che si deve dare al proprio lavoro. Non è più il periodo, il contesto storico in cui chi vuole fare impresa può dedicare tutta la sua vita all'impresa. Abbiamo altre esigenze, abbiamo esigenze personali, dobbiamo comunque ritagliarci. Bisogna coniugare un po' tempi. Tutto, con esatto. La famiglia. Ma oggi è possibile, perché comunque la tecnologia in questo senso ci viene in aiuto. Bene. Francesco, io poco fa ti ascoltavo quando accennavi a quelle cose brutte successe anche qui ad Agrigento, insomma, anche qualche giorno fa durante il carnevale a Ravanusa, accoltellamenti eccetera. Ma sti giovani sono proprio così, sono fragilissimi. La responsabilità è della nostra generazione, la nostra è una generazione che ha lavorato per garantire la quantità e non la qualità. Si è creato un po' questa idea del consumismo emozionale, no? Tutto è subito, tutto, anche questa cosa banale, no? Che di Sanremo, la performance di Rosa Chemical, che ha lanciato un qualcosa di molto serio che sta avvenendo tra i giovani e che noi stiamo sottovalutando, cioè l'idea che esiste il gender fluid, cioè che non esiste più l'identità maschile, l'identità femminile, ma esistono persone che si accoppiano sessualmente indipendentemente se sono maschio o se sono femmine, l'importante è che si piacciono. Questo messaggio sta passando molto forte tra i ragazzi, e questa è una cosa su cui noi adulti dovremmo lavorare. C'è l'ultimo allarme lanciato dalla Polizia Postale di una nuova challenge, una nuova sfida su TikTok, che si chiama cicatrice francese, che consiste nel darsi dei pizzichi forti alla faccia e creare un ematoma fortissimo e poi riprendersi e fare una storia
chi si fa più male riesce. Allora, queste cose sono cose su cui non possiamo, quando c'è il morto, quando c'è il ferito grave, quando c'è il caso, intervenire, accendere le luci e accorgerci che la società. Noi abbiamo un tema di fragilità, vi do un dato che è inquietantissimo. Nel mondo ogni 11 minuti c'è un ragazzo che si suicida. Stiamo parlando di preadolescenti e adolescenti. Ogni 11 minuti nel mondo muore un nostro ragazzo, una nostra ragazza. Questo è l'esempio di una fragilità che non può essere più accettabile. Cioè, noi dobbiamo occuparci dei nostri ragazzi, occuparci dei loro sogni, stabilire che, per esempio, questo ragionamento che stava facendo il Presidente, ma che lo stava facendo con molta cognizione, se noi continuiamo a pensare che tutti si possono laureare, che tutti devono studiare, ma chi farà? Cioè, pensate una cosa, guardate che stanno chiudendo tutti gli istituti professionali, hanno chiuso tantissime scuole di mestiere in tutta Italia. Persino, ma persino in luoghi dove si nascevano, sì, ma la richiesta è una richiesta. Uno dei grandi temi del nostro paese, e lo dico perché qui c'è forse una persona che anzi sicuramente è molto più titolata di me per spiegarlo, non c'è stato mai un incrocio tra domande e offerta. Cioè, noi siamo stati sempre l'unico paese in Europa dove ci mancano i medici però abbiamo il numero chiuso, ci mancano gli economisti, ma perché accade questo? Cioè, com'è possibile che noi ci ritroviamo con una pandemia dove addirittura mandiamo medici che gli diamo l'abilitazione così velocemente perché abbiamo prima bloccato le università e dopodiché ci prendiamo i medici indiani, i medici iracheni, perché non sappiamo come fare per tamponare questa cosa? Allora, dobbiamo trovare un equilibrio, e l'equilibrio è: perché chiudere il numero a medicina se poi non abbiamo i medici? Perché distruggere gli istituti professionali se poi non sappiamo? Allora, noi dobbiamo spingere i nostri giovani a capire che non si può avere tutto, che la vita non è fatta di sì, la vita è fatta anche di no, la vita è fatta anche di sacrifici, la vita è fatta anche di sconfitte. Noi stiamo facendo crescere una società dove tutti devono essere vincenti, dove tutti devono essere belli, dove tutti devono essere perfetti. Questa cosa deve essere anche trasportata e fatta vedere a tutti. Esatto, soprattutto, cioè noi prima di fare una cosa la dobbiamo fare vedere, noi vetrinizziamo ogni momento della nostra vita, quindi io penso che su questo dobbiamo ragionare ed è un lavoro che dobbiamo fare tutti, ognuno nel nostro deve fare un pezzettino facendo un passo indietro, e di questo sono molto convinto. Voglio dire una cosa, che i Lions a livello regionale stanno facendo un progetto proprio sui grani antichi e addirittura il governatore ha messo nel suo logo proprio il grano antico, proprio e quindi penso che questa cosa noi dobbiamo anche trasmettere ai giovani. Vi siete incontrati magari sì, magari possiamo fare qualcosa, esatto, però quello che voglio dire è che il segnale che noi dobbiamo dare deve essere un segnale di far capire ai giovani che noi abbiamo una grande storia, una grande tradizione, siamo un grande popolo, il popolo siciliano è un grande popolo. Se non riusciamo a far passare questo messaggio, e devo dire un po' di colpa ce l'ha anche la comunicazione, la stampa, perché io sono rimasto veramente rabbrividito, ma su questo forse dovremmo fare una trasmissione a parte, della narrazione dell'arresto di Messina Denaro, perché quando fior di giornalisti di fronte all'arresto di un personaggio che è stato condannato in Cassazione, che ha fatto le cose peggiori, noi ci chiediamo quanto Viagra usava, se aveva la fidanzata, quanti erano i rapporti sessuali. Al Capo del Rosso c'è un grande giornalista che chiedeva questa cosa. Per me questo è la fine di un'era del nostro grande giornalismo italiano. Bene, quindi grazie su questo, della completezza, grazie Francesco. A voi. Il tempo vola, però insomma un ultimo spazio volevo dedicarlo ancora al professore Minio per quanto riguarda il discorso di industria e di territorio. Io mi ricordo, anzi lo vedo tuttora per esempio, che quando vado a lavorare a Porta Empedocle vedo lì quella zona ASI, ma lì vedo solo la zona, non vedo poi l'industria. Se mi permette una velocissima battuta, vorrei riprendere una delle interessantissime riflessioni del professor Pira. È vero, negli anni non abbiamo saputo coniugare assolutamente la scuola con l'università. Domanda e offerta, assolutamente. I corsi di formazione che venivano realizzati nelle regioni erano a sé stanti.
cosa ci voleva e cosa ci vuole ancora oggi a mettere assieme quella che in un normale mercato, un'indagine di mercato normale, fra domanda ed offerta può facilmente coniugarsi. Allora, oggi ci troviamo veramente nelle condizioni di non trovare delle manovalanze qualificate, delle professionalità qualificate. Se voi oggi cercate un geometra di cantiere è difficile trovarlo, è una razza estinta. Ci sono delle aziende che hanno esigenza di poter mettere assieme delle nuove professionalità da inserire ed è difficilissimo. Sicilindustria Agrigento farà venerdì prossimo proprio siglerà un accordo con alcune scuole per avvicinare il mondo delle scuole professionali proprio all'industria, in modo tale da poter iniziare questo rapporto, perché non c'è. Ci sono le industrie allora? Le industrie assolutamente ci sono. Allora, io vorrei spezzare andando veramente una lancia, riprendo quello che saggiamente diceva il professor Pira. Il nostro è un grande paese. Io insegno economia politica ad Agrigento, ma insegno economia dell'arte e della cultura a Palermo, che secondo me è la materia più bella forse ancora di economia politica, perché coniughi l'arte, coniughi con la bellezza, con l'economia. Noi siamo quel paese nel quale è stato inventato il pianoforte, dopodiché se ne sono impossessati i tedeschi. Noi siamo quel paese che ha dato il nome alle note musicali. Da noi è stata inventata la radio. Noi siamo coloro i quali hanno inventato il violino, il Guarnieri del Gesù, lo Stradivari. Queste cose noi non possiamo dimenticarle. Noi abbiamo una storia straordinaria. Queste cose però noi le dimentichiamo. Oggi non ci sono più ragazzi che studiano musica. Oggi le nuove generazioni sono chiuse nella loro stanza al buio con TikTok ed è allarmante, il professore ha ragione. Dobbiamo intervenire, ma non soltanto le famiglie, non soltanto l'ASP, non soltanto le scuole. Qua siamo veramente ad una situazione quasi catastrofica. O si interviene subito, questi giovani, le nuove generazioni soprattutto, abbiamo già, non si sa dove siamo veramente, ma abbiamo già delle evidenze, quello che succede è già catastrofico. Torniamo a prima. La nostra è una regione nella quale ci sono grandissime eccellenze. In provincia di Agrigento abbiamo delle aziende che producono ed esportano il 70% della loro produzione all'estero. Io sono andato a trovare un'azienda manifatturiera nel settore ittico, scatole bellissime, dico dove le trovo? Lei non le trova perché esportiamo il 100% della produzione. Ci sono delle aziende che hanno lavorato per la Louis Vuitton, quindi compriamo le borse francesi, le facevano all'Icata. Andiamo alle gallerie Lafayette, le borse, gli shopper delle gallerie Lafayette li facevano a Castel Termini. E potrei continuare, ma ce ne sono tante. Se guardate le molle, per esempio, della BMW o anche della Leonardo, le fanno all'Icata. C'è un'azienda che è specializzata in molle. Allora dico, queste eccellenze dobbiamo guardarle. In Sicilia, ad Enna, c'è un'azienda specializzata nella realizzazione di arti bionici ed è un'eccellenza internazionale. Se ci spostiamo su Catania, ci sono altre due o tre eccellenze. Per esempio, in un paesino in provincia di Catania, mi sfugge adesso il nome, c'è un ingegnere che lavora per la NASA. Sì, sono stato. Da lì praticamente governa con un software i tassisti di New York. Allora, questa è la Sicilia bella che dobbiamo raccontare ai nostri ragazzi. E cioè magari dobbiamo imitare per ampliare questa piazza. Le grandi, per esempio, l'artigianato, poco fa si parlava, le grandi industrie, ci sono anche delle grandi industrie, avevamo noi in provincia Agrigento almeno tre multinazionali, c'era Italcementi a Heidelberg, la Ceva di Porto Empedocle e anche la San Pellegrino a Santo Stefano, tre multinazionali in una provincia, ecco, non sono da poco. Ma abbiamo anche delle nicchie, la produzione del corallo, per esempio, di Sciacca, che sono delle nicchie veramente rare. Allora, sono queste delle cose che dobbiamo in qualche maniera far veicolare, delle positività. Altra positività, Agrigento all'università. A me dispiace dover ancora andare in giro e sentirmi dire, ma perché c'è ancora l'università Agrigento? Agrigento ha una florida università con 8 corsi di laurea, altri 3 partiranno l'anno prossimo,
a Ribera c'è non più un liceo musicale, ma c'è un conservatorio musicale. Ecco, queste cose facciamole veicolare, perché sono degli strumenti fondamentali per far sì che i nostri giovani restino nel nostro territorio. Dobbiamo lavorare molto di più per dare loro delle ulteriori opportunità. E la mission di Target è anche questa, ovvero quella di ampliare, amplificare, quindi far conoscere quelle che sono le belle grandi realtà del nostro territorio. E tra le belle realtà ci sono anche i giovani come Tania, che si impegnano naturalmente nel proprio settore, in questo caso nella musica. C'è un bel video che è ancora in concorso, sì. In un importante contest che si chiama Videoclip Italia Contest. Sì, esatto. La canzone di cosa parla? Parla dell'amore, parla vero significato, questo video parla di due ragazzi che sì, esatto, parla di due ragazzi che provano a stare insieme ma non riescono a stare insieme perché ci sono delle difficoltà. Esatto. Questo video si può votare ancora, credo, sempre che ancora sì, è concorso. Sì, so si può votare, sì, su Facebook, nella pagina del videoclip Italia Contest, e sia anche su Instagram. Ce lo vogliamo vedere, Piero, ce lo proponi? Semplice, Tania Vinciguerra. La consapevolezza del successo.
brava. Videoclip Italian Contest. E siamo arrivati alla fine del nostro programma e abbiamo consumato qualche minuto in più, dai. Vabbè, grazie sempre naturalmente alla direzione e agli editori di Televideo Agrigento per l'opportunità che mi danno di condurre questa trasmissione e di mettere anche insomma a vostra disposizione le cose che succedono nel nostro territorio, a raccontarle, speriamo, con il vostro consenso. E adesso andiamo ai saluti. Target, professore Pira, dice sempre che non basta un grazie e arrivederci, dovete farlo con, non lo so, una frase, un pensiero, una citazione, un buon proposito, insomma, un qualcosa che non sia soltanto un grazie e arrivederci. E naturalmente che i sogni si possano avverare, grazie a Tania Vinciguerra e grazie, al suo percorso musicale. Grazie a voi. Naturalmente tienici informati su quelli che sono i tuoi successi, te lo auguriamo tanto. Grazie. Grazie alla professore Giacomo Minio, docente di economia all'Unipa di Palermo. Voi, grazie. Guardi, un pensiero bello potrebbe essere, ecco, anche per i nostri giovani. In un cerchio ristretto lo spirito si restringe, l'uomo cresce col crescere dei suoi scopi. Ha visto così più importante. Grazie a Irenia Capodici e alla sua Adiconsum. Grazie a voi per darci questa opportunità. A proposito di pensiero, ho sentito questa ragazza, è il nostro futuro, è la nostra eccellenza. Partiamo dalle cose belle, dalle cose che ci uniscono, dalle cose dalle quali andare veramente fieri tutti. E quindi un grosso in bocca al lupo. Grazie. Che è la nostra speranza, ecco, quindi in fondo sperare è un po' come sognare, insomma. Per cui dico un grazie, perché esistono delle realtà importanti che non tutti conoscono, perché magari non tutti sono vicini alla musica, che però ci danno la possibilità, anche solo per un attimo, di sognare e di sperare anche in una rinascita per noi stessi. Grazie alla fragranza e alla bontà del pane, Rosario Mendolino e Assipan. No, grazie a voi, perché poco fa dicevamo che è importante far conoscere insomma quello che di buono va avanti in Sicilia, però ovviamente bisogna avere anche il canale comunicativo adeguato per poterlo raccontare. Voi in questo insomma ci date la possibilità di farlo. Quindi grazie a Francesco Pira e a tutto quello che ci ha detto e ci ha fatto capire. Sai che da quando io vengo qui in questa trasmissione credo sia la più bella trasmissione a cui ho partecipato. No, davvero, per qualità, per armonia, molto bella. Voglio dire una cosa, io la prossima settimana vado a Lublino, che è esattamente a un'ora e mezza dalla guerra in Ucraina, per un progetto europeo che stiamo facendo insieme all'Università di Lublino, all'Università di Oviedo, come Università di Messina, e spero che sia l'ultima volta che vado lì e di vedere 7 milioni di persone sono scappati dalla loro terra, si sono rifugiati a Lublino perché non hanno più nulla. Ecco, io spero che la prossima volta che torno in Polonia ci sia pace. Sono veramente stanco di queste guerre inutili e stupide. Grazie. Grazie ai nostri gentili ospiti e soprattutto grazie a voi, gentile pubblico, che anche questa volta avete avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.